Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Renzi invia un messaggio a Conte dalle montagne del Pakistan via Twitter. Foto con messaggio, con foto con dedica. E scrive: ci sono momenti in cui è bello riscoprirsi a riflettere, ammirando la natura incontaminata, anche a 4.000 metri. E quassù non ci sono polemiche, ma solo tanta bellezza. Ci aspettano giorni impegnativi. Buona settimana a tutti, no? Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, pubblicando una foto dalle montagne innevate del Pakistan, dove si trova in queste ore. Alcuni senatori potrebbero abbandonarlo perché il suo partito non funziona e lo stipendio potrebbe interrompersi e non continuare in una prossima legislatura, quindi di corsa stanno cercando un'alternativa, un'altra azienda, mandano curriculum. Ovviamente loro, i possibili fuggiaschi, smentiscono, ma lo devono fare, fa parte del gioco. Quando tu vuoi cambiare azienda non è che dici guardate che mi sto cercando un'altra azienda, lo fate, punto e basta. Ma Bettini attacca Renzi, dice: una tigre di carta, Italia Viva è uno strumento della destra, vanno sostituiti. Bettini del Partito Democratico, molto vicino al segretario Nicola Zingaretti, fratello di Montalbano, Montalbano sono, dice: oggi è chiaro a tutti, tranne ai fanatici, che la condotta di Renzi pone problemi acutissimi al campo democratico e al governo Conte. E lo scrive su Facebook Goffredo Bettini, no? Fa parte del direttivo nazionale del Partito Democratico, vicino al segretario Nicolaus Zingarettaus, e dice: mi rammarico che Italia Viva, potenzialmente utilissima per allargare il centrosinistra, sta diventando uno strumento della destra per picconarlo e screditarlo. Quanta pazienza si può avere ancora con il fiorentino? Difficile dirlo, i margini comunque sono molto risicati, ecco perché consiglio, in attesa di scelte più sagge di Italia Viva, di preparare al più presto scenari alternativi. Dopo Conte non c'è per il PD un altro governo, se Renzi vuole farlo lo deve fare con Salvini e la Meloni. Quindi dentro questa frase ci sono diverse minacce, gli sta dicendo: se fai cadere questo governo, dopo l'unico governo che puoi fare è con Salvini e Meloni, perché con noi non ti puoi presentare più. E questo gliel'ha detto, gliel'ha mandato a dire, non troppo in maniera nascosta, proprio Zingaretti, dicendo: guarda, anche Franceschini gli ha detto, guarda che se dovessi sfiduciare Bonafede, che poi comporterebbe una caduta del governo, ricordati che alleanze con noi non ne farai, non solo al governo, ma né alle regionali, né alle comunali, neanche nell'ultimo comune, ma neanche nelle condominiali, come dire, per noi poi sei, non esisti più. E quindi questa è la prima minaccia che c'è nel messaggio del Bettini, no? E poi c'è anche scritto: quanta pazienza si può avere ancora con il fiorentino. Questa è una frase un po', un mezzo insulto camuffato, eh? Un mezzo insulto camuffato. E poi dice: in attesa di scelte più sagge di Italia Viva. Ma Italia Viva, quali sono le scelte sagge? Quelle che fanno comodo a te? Italia Viva e Renzi fa le scelte sagge per lui e per il suo partito, chiaramente non certo per gli italiani e per la riforma della giustizia, lui fa delle scelte sagge inerenti alla sfera personale del suo partito, non stiamo parlando di scelte sagge per il paese, ma quelle non le fa né il PD né nessuno, prima vengono gli interessi personali e poi di partito. E questa è una delle poche cose, forse l'unica cosa che gli ho sentito dire a Mattia Santori delle Sardine, l'unica cosa che ha un senso che gli ho sentito dire è proprio questa: nel governo pensano prima ai personalismi e poi ai giochi politici. Questo è assolutamente, assolutamente corretto. Sta diventando uno strumento della destra,
Beh, involontariamente, lui non è uno strumento della destra. Diciamo che in questo momento la destra, che poi non è la destra ma è il centrodestra, che è differente, il centrodestra in questo momento è silente perché c'è già Renzi che occupa tutte le pagine dei giornali, e Renzi ha detto, Renzi ha fatto, Renzi ha pensato, Renzi quel birichino, no? Ah no, birichino non si può dire, mi scuso con il senatore, sapete, birichino, sbruffoncello, queste cose... Queste cose sono terribili, eh? Salvini avrà forse un processo per aver detto birichina alla capitana della Sea-Watch 3, vi ricordate, no? Perché, attenzione, birichino, quindi non si può, non si possono dire queste cose, non si possono dire. E Renzi via social invita alla pazienza e dice: sono giorni pieni di inutili polemiche, mi piace allora augurarvi buona domenica con il pensiero del cardinal Ravasi sul Sole 24 Ore di oggi. Nel breviario cita Confucio: la pazienza è potenza, ci vuole pazienza per sopportare le notizie false di questi giorni, ma noi ne abbiamo tanta, il gelso diventerà seta, buona domenica. Se il gelso diventerà seta, se lo dice Renzi, aspettiamo che il gelso diventi seta. Bettini continua: c'è invece la possibilità, certamente allo stato attuale tutta da costruire, di sostituire Italia Viva con parlamentari democratici, in quanto non sovranisti, illiberali o autoritari. Autoritari, pronti a collaborare con Conte fino alla fine della legislatura. Penso anche che in questo scenario nel Parlamento si aprirebbe una riflessione perfino nel gruppo renziano. Si deve lavorare subito dunque per allargare la maggioranza che sostiene il Premier, rendendo scarica la minaccia della crisi. Sì, lui dice sgonfiare Matteo Renzi, neutralizzarlo, ma attenzione, attenzione, attenzione. I senatori che ci sono di Matteo Renzi che vorrebbero andare via, era gente che aveva già fatto il salto della quaglia per salvarsi. Berlusconiani, Grillini, e questi dovrebbero fare il salto della quaglia per andare anche dal PD, quindi da Berlusconi al PD, da Grillo a Renzi al PD, e questi qui sarebbero, come dice lui, parlamentari democratici. Questi sono mercenari che stanno cercando di salvare il loro stipendio. Quindi, attenzione, quali parlamentari democratici? Ormai c'è un cambio di casacca solo per salvare lo stipendio. Parlamentari e deputati, parlamentari e senatori, come diceva il buon vecchio Gigino Di Maio il Grande, lui li voleva tutti come dei pigiabottoni a eseguire i suoi ordini. O quello che lui pensa, o quello che pensa Grillo. Attenzione, a voi sembra tanto un discorso così insensato? Se i parlamentari e i senatori è una massa di mercenari che si sposta da un partito all'altro senza ritegno per giochi di stipendio, a questo punto realmente, ma che servono? Allora facciamo votare solo i capi politici, no? Mettiamo 5-6 capi politici, c'è la votazione in Senato, sono 6 persone, la maggioranza è 4, 3 più 1, punto. Alla fine, se devono esserci veramente senatori e parlamentari, che siano il meno possibile, che siano dei pigiabottoni. Perché se alla fine voi vi trovate come senatori, la metà dei vostri senatori che arrivano dall'opposizione, che sono lì per salvarsi lo stipendio, ma quale linea politica volete che condividano con Salvini, con Zingaretti, se questi senatori sono lì solo per lo stipendio e vengono da schieramenti opposti, no? Pensate, non so, Salvini dice una cosa, Zingaretti ne dice un'altra, Di Maio un'altra, e i senatori dicono: ma chi, ma cosa dice quello lì? Io sono qua solo per i soldi, no? Capite che alla fine è un Parlamento fatto di mercenari che cambiano bandiera e cambiano opinione politica da un momento con l'altro per una questione di convenienza, non politica, di convenienza dello stipendio, no? Remunerativa, convenienza remunerativa. Quindi forse il buon Gigino Di Maio il Grande forse aveva ragione,
Forse dice, ma quello lì vuole dei pigiabottoni, e in realtà, visto che tu non hai nessuna considerazione di quelli che sono arrivati nel tuo partito solo per salvarsi la poltrona, lo stipendio, o perché sono saliti sul treno che passava veloce per finire in Parlamento, alla fine è meglio che siano solo dei pigiabottoni, perché è meglio che non dicano niente, perché sono lì per caso, diciamo, per lo stipendio. E poi continua dicendo che Renzi è una tigre di carta. Dice: il suo tentativo di creare un terzo polo sta naufragando così rapidamente da renderlo prigioniero di un attivismo autodistruttivo, così come la scelta di passare dall'altro campo non convincerebbe la stragrande maggioranza dei suoi elettori. Tuttavia, egli può fare ancora danni rendendo instabile l'azione dell'esecutivo Conte, già impegnato per conto suo su una trincea difficile e in un'azione positiva ma ancora non sufficiente per fronteggiare la decadenza complessiva della Repubblica. La decadenza complessiva della Repubblica. Meno male che c'è Conte e Zingaretti per fronteggiare la decadenza complessiva della Repubblica. Loro fanno parte di questa decadenza. Cosa devono fronteggiare? Un partito vuoto da un capo del governo che cambia bandiera secondo la sua, per non andare via da Palazzo Chigi. Questi dovrebbero combattere la complessiva decadenza della Repubblica. Vabbè. Che Renzi sia una tigre di carta, è una tigre di carta perché non ha i voti, perché se avesse nei sondaggi più voti sarebbe una tigre in carne ed ossa, quindi. Ma ci sono anche le sardine, perché dice: il PD non è più isolato come nelle elezioni politiche del 2018, e ancora la visione di Bettini dice che lo videro tracollare al 18%. Oggi è più robusto e cresce. Il suo segretario Zingaretti sale nei consensi. È un punto di riferimento per tutta la maggioranza. C'è una sinistra più di movimento, pronta ad assumersi le sue responsabilità. C'è Conte che da tecnico è diventato a tutti gli effetti un politico, in grado di rappresentare tanta parte dei 5 Stelle, anche tanti liberali, repubblicani, laici e cattolici, senza patria o delusi del fallimento di Italia Viva. Ci sono le sardine che certamente faranno sentire la loro voce anche da un punto di vista elettorale. Beh, questa ultima parte è reale perché Nicola, sto scherzando, Nicola Zingaretti realmente sta crescendo nei sondaggi. Alla fine lui è sempre lì e parla il meno possibile, parla solo quando è necessario, come la Meloni è sempre lì, parla quando è necessario. Zingaretti e Meloni non dicono castronerie, non sparano cose che poi si pentono, quindi sia Meloni che Zingaretti hanno l'idea che prima di parlare è meglio contare fino, non a 10, contare fino a 100, valutare i pro e i contro, poi dire, in modo che diventano dei riferimenti per il loro elettorato. La Meloni è sempre lì, affidabile, e Zingaretti è sempre lì, nonostante dica cose un po' così, un po' fumose, non dice sciocchezze, dice cose fumose ma non sono sciocchezze, sono cose che tu dici, ma che sta dicendo? Però non sta aggredendo nessuno, non sta facendo delle cavolate. Quindi diventano poi dei punti di riferimento e la gente in un mare di strani politici cerca un punto di riferimento sicuro e si ancorano a Zingaretti e alla Meloni. La Meloni ha raggiunto in un sondaggio di ieri il 13%, 13,1%. Zingaretti è di nuovo verso il 21%, nonostante ci sia stata la scissione di Calenda e di Matteo Renzi, quindi un numero di tutto rispetto, quel 21%, nonostante due scissioni con due politici di grande peso, Calenda e Renzi, che possano stare simpatici o no, sono due politici di grande peso. Quindi sicuramente Zingaretti è un punto di riferimento per la maggioranza e poi indubbiamente Conte da tecnico è diventato assolutamente un politico, ne ha preso tutte le caratteristiche, quello che dice non è sempre trasparente, lo dice per convenienza sua, della sua coalizione che è il centro-sinistra, del suo capo che è Zingaretti, quello che un giorno lo proporrà come candidato premier del centro-sinistra, quindi.
Sicuramente questa è la situazione reale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.